Buonasera a tutti i miei cari amici che ci seguite da casa. Vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Miracoli. Questa sera vi faremo vedere un filmato che ha a dir poco dell'incredibile. Infatti vedremo un pastore africano morto per 3 giorni perché ha subito un incidente stradale e vedremo che insieme ad altri fratelli che hanno pregato per lui, insieme alla fede di sua moglie, è tornato in vita. Per questo non perdete questa puntata, ma passo subito a presentarvi gli ospiti che ho con me in studio. Ho l'onore di avere di nuovo con me il predicatore e anche insegnante, dottore della parola, il pastore Luca Adamo. Buonasera caro. E l'evangelista Leonardo Rizzo. Buonasera. E con loro discuteremo e commenteremo questo grandioso miracolo. Ma non voglio perdere altro tempo. Guardiamo tutti quanti insieme questo filmato. A voi la regia. Incredibile. Avete visto la prima parte del filmato e la settimana prossima ne vedremo il continuo. Ma voglio subito dare la parola a Luca. Luca, hai visto questo miracolo meraviglioso, mosso dalla fede di sua moglie, da questa grande fede che la moglie ha esercitato per poter riottenere in vita suo marito. Parlaci un po' della fede, Luca, parlaci un po' di questa... È straordinario, pastore Carmen, è straordinario. Era parecchio che non vedevo questa esperienza. E io vorrei che gli amici che ci ascoltano comprendessero una cosa, che se Dio è potente di risuscitare un morto, cosa può fare con la tua vita? Se tu hai nella tua vita... consentimi Carmen, di bisogno di resuscitare un posto di lavoro, perché poi dopo chi ci guarda magari non ha il problema di un morto, però ci sono delle aree morte nella vostra vita. Allora forse hai bisogno di resuscitare un qualcosa nella tua area lavorativa, hai bisogno di resuscitare qualcosa nella tua famiglia, hai bisogno che Dio resusciti qualcosa nel tuo fisico, hai bisogno che Dio resusciti qualcosa nelle tue relazioni, nei tuoi figli, in ogni area della tua vita. Se Dio ha risuscitato un morto dopo 3 giorni, cosa può fare il Signore con qualcosa della tua vita? E io credo che la chiave sia semplicemente quello di credere in Dio. E ho una perla straordinaria per voi e per i tuoi spettatori, Carmen, riguardo la fede. Se mi consenti, certo. Però vorrei chiederti di leggere tu un sì. paio di versetti, che non ho la Bibbia con me. Dimmi. Nel Vangelo di San Giovanni, al sì. capitolo 14... Per piacere. È stato oggetto di predica ieri. Non lo sapevamo, vedi come il buon Dio mette. Giovanni 14, dimmi. I versetti 13 e 14, quindi anche facili da ricordare. Sì. C'è una perla, quindi fate molta attenzione, una perla straordinaria, una rivelazione in questi due versetti. La parola di Dio dice, ecco, e qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. Ecco, grazie della lettura, Carmen. Sono due versetti che sembrano una ripetizione l'una dell'altra. Il versetto 13 dice, se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. E poi il versetto 14 sembra ripetere questa cosa. Ma voglio darti la perla. Avvicinati un attimino, che devo parlare un po' con i miei amici, se no poi mi si distraggono. Allora, ascoltami bene. Guardami bene. Allora, ascoltami bene. Le traduzioni del verso 13 e 14 non dicono la stessa cosa. L'originale... La scrittura originale, che noi sappiamo, è il greco koinè, un po' il greco popolare, è come un po' l'inglese nigeriano di oggi, sì. ecco, un po' che ti abbiamo sentito prima. Il greco del Nuovo Testamento è un greco molto popolare. Dice in realtà, la traduzione letterale dice così. Il versetto 13 dice, se chiedete qualcosa nel mio nome, dice il Padre, io la farò. Il versetto 14 è una specie di idioma che vuole significare, se quello che tu chiedi non esiste, io, dice Dio, la creerò per te. Amen. Non è straordinario. Amen. Non è straordinario. Dio dice, se quello che tu stai chiedendo non c'è, io la creo apposta Amen. Per te. Possiamo Alleluia. Pensare a un posto di lavoro, ora perdonatemi, se in questo tempo di difficoltà un po' mi viene da pensare a tanti cari, tanti padri di famiglia che non hanno un posto di lavoro, dice non c'è il posto di lavoro. Dio dice, se quello che chiedi lo chiedi in fede, se non esiste nel naturale, io lo creo apposta Alleluia. Per te. Se la tua salute non esiste perché hai una carenza fisica o hai una disabilità e quindi non c'è quella salute, Dio dice il fatto che non esista qualcosa non vuol dire che io non possa farlo. In pratica, e finisco, la perla è che se tu non hai qualcosa non significa che non ce l'abbia anche Dio, e la fede ti fa avere quello che tu non hai attraverso la mano di Dio. Non è straordinario? Amen. Meraviglioso, veramente straordinario. Se quello di cui abbiamo bisogno non c'è,
per Dio c'è e lo creerà apposta per noi. Gloria a Dio. È stupendo. È quello che è stato anche fatto dalla moglie di questo, di quest'uomo, no? Il marito morto e la moglie per fede, perché si è aggrappata alla parola di Dio, perché soprattutto nel versetto di Ebrei, capitolo 11, verso 35, è scritto: le donne riebbero per resurrezione i loro morti, ha creduto in questa resurrezione e l'ha ottenuta, no Luca? Ma io credo che anche una difficoltà può essere, Carmen, non è che la gente non crede, ma che crede le cose sbagliate. Perché credo che tutti voi credete a qualcosa, no? Il problema è che si crede le cose sbagliate. Questa donna, intanto è straordinario quello che ha fatto, perché non è una cosa di tutti i giorni. È una cosa straordinaria, mi tocca il cuore, sto pensando al bambino che rivede il papà, cose straordinarie, meravigliose. Ma questa donna ha creduto la cosa giusta. Cioè lei avrebbe potuto credere che Dio si era preso suo marito, oggi va molto di moda, no? Se uno sta male... Dio ha mandato la malattia o Dio si è preso quel bambino, queste stupidaggini così, no? Invece Dio non è quello che manda la malattia, è quello che la cura la malattia. Amen. Non è quello che manda la morte, è quello che resuscita, abbiamo visto. Quindi questa donna ha scelto di credere la cosa giusta, che Dio resuscitasse il marito. Mi rendo conto che è inconsueta questa cosa, però la procedura è sempre la stessa. Se tu hai un bisogno forte nella tua vita, dipende cosa stai credendo. Se stai credendo che Dio non può fare nulla, Dio non farà nulla. Se stai credendo che Dio può fare un miracolo, Dio fa il miracolo. Se stai credendo che la tua vita finisce così, finirà così. Cioè, Dio fa quello che tu credi. In altre parole, quello che tu credi è quello che tu riesci a ricevere. Allora la chiave è scegli di credere le cose giuste. Oggi, Leonardo, la gente, per esempio, sceglie di credere, anche i credenti sono in crisi, sono in difficoltà, e anche loro sono in crisi, credono che la crisi sia su di loro ed è quello che ricevono, ma avete un Dio potente da qualche parte che non è preso ingabbiato dalla crisi. Quindi credete le cose giuste, come questa donna ha creduto nella risurrezione, avrebbe potuto credere che Dio si era preso il marito, ormai non c'era più nulla da fare e quello avrebbe ricevuto. Dipende cosa stai credendo tu. E per finire io ti posso consigliare cosa devi fare per credere le cose giuste. Intanto devi ascoltare trasmissioni come queste probabilmente, perché la Bibbia dice, non me ne vogliate, ma la Bibbia dice che la fede viene ascoltando la parola di Dio e se ne va sentendo l'incredulità degli uomini, secondo me. Quindi ascolti la parola di Dio e nei tempi di difficoltà avrai fede per credere l'impossibile. E infatti la parola di Dio dice, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Leonardo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, è una cosa, come ha detto l'amico Luca, straordinaria, la fede di questa donna che ha mosso la mano di Dio. È veramente consueto prendere un morto e portarlo in una riunione evangelistica, però è la fede e tutto ruota intorno a questo grande e meraviglioso mistero della fede. Il fatto che una persona si affidi completamente alla parola di Dio e muove la mano di Dio, muove il dito di Dio. Bene, c'è anche un altro versetto nella parola di Dio che vorrei leggere, Marco 11, il Vangelo di Marco, al capitolo 11, versetto 24, che dice: perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Luca, spieghiamo un po' questo versetto. Io voglio dire una cosa ai tuoi spettatori, così avvicinati un attimo, amico mio, con lo Zoom. Voglio parlarti un attimo, te che stai guidando questa trasmissione, perché così ti dico esattamente per quale motivo tu non ricevi dalle tue preghiere al Signore. Ti sto dicendo, ti dico esattamente per quale motivo gran parte di persone, forse come te o altri, non ricevono quando pregano al Signore. Il motivo è molto semplice, è perché non si sta credendo. La gente, in realtà, non ci crede mica alla parola di Dio. Ma sembra un paradosso. È brutto dirlo, no? Tutti diciamo che crediamo in Gesù. Ma mica è vero che la gente crede. Se la gente credesse nella parola di Dio, avrebbe più risultati. Dio dice che in tempo di difficoltà io provvedo per i tuoi bisogni. Perché i credenti allora sono sempre ansiosi e preoccupati? Perché non stanno credendo che Dio sia potente di venire incontro ai loro bisogni. Molto semplice. La risposta è, cosa stai credendo? Nessuno di voi ha quello che ha per caso. Quello che scegli di credere, quello ricevi. Certo, prima di arrivare a credere per una risurrezione, Carmen, mi rendo conto, là abbiamo parlato di una donna che è vissuta nella fede per diverso tempo. Noi dicevamo, io quando abitavo negli Stati Uniti, usavamo dire, prima di credere in Dio per un paio di scarpe,
In inglese è un po' diverso, più o meno, prima di credere in Dio per un paio di scarpe, devi credere in Dio per i lacci. Ecco, questo è un po' in italiano, non so se Un po' c'è una più così. cosa simile. Prima di credere in Dio per un morto che resuscita, devi cominciare a credere in Dio che non ti mancherà il cibo, il pane ogni mese, Certo. ogni volta. E allora io credo che la chiave sia sempre là, quello che stai credendo, quello che scegli di credere, e c'è un solo libro al mondo che ti dà la fede necessaria per ricevere da Dio. È la parola di Dio, quello che sta leggendo Carmen, la pastora Carmen, in questo momento. La parola di Dio ti fa venire fede. A volte i giornali del mondo invece ti fanno venire forse incredulità e Sfiducia, preoccupazione e sfiducia. Straordinario. certo, perché nella parola di Dio ci sono soltanto meravigliose promesse compiute dal nostro Signore Gesù Cristo 2000 anni fa su quella croce. Ai piedi di quella croce possiamo trovare ogni risposta ai nostri problemi, solo se crediamo, come è stato detto anche dal predicatore Luca. Solo se crediamo per fede, abbiamo fiducia in Lui, se lasciamo tutte le nostre ansie, le nostre paure. E lasciamo le situazioni negative attorno a noi, le facciamo scivolare da su di noi e le lasciamo ai piedi della croce, allora ci fidiamo di quello che ha fatto il Signore. Può darsi che vedremo qualcosa, ma se continuiamo a preoccuparci di ciò che ci sta accadendo e vediamo il problema e non il solutore del problema, non vediamo il nostro Dio, ciò che ha fatto, ciò che ha voluto che si compisse su quella croce e ciò che è disposto a donare all'uomo, e allora siamo dei falliti e dei perdenti già dall'inizio e dal principio. Leonardo, vuoi dare un ultimo saluto Sì, ai telespettatori? volevo dire soltanto, aggiungere che a volte la gente esercita la fede senza nemmeno saperlo, perché quando c'è qualcosa che non va, tipo una malattia, si va dal medico e c'è una prescrizione e si acquistano dei medicinali e questi Certo. medicinali si assumono con la speranza, la fede, direi a questo Certo. punto qua, di essere guariti da quella medicina. A volte siamo pronti a mettere la fede in queste cose, diciamo così, banali, Forse oserei perché l'uomo è dire, e razionale, ha siamo bisogno troppo di vedere, di razionali. Quindi toccare con mano. abbiamo fede che l'aspirina tolga il mal di testa, la prendiamo e questo succede. Dobbiamo provare di Gloria a mettere Dio. la fede anche nella parola di Dio, che è una cosa È che vero, è bisogna vero. assolutamente sperimentare e fare. Bene, siamo quasi giunti al termine del nostro programma. Vi ricordo che la settimana prossima andrà in onda la seconda parte di questo filmato. Non perdetevela perché il pastore che è ritornato in vita, il pastore nigeriano che è ritornato in vita, testimonierà egli stesso di quanto gli è successo e di quanto egli ha visto durante il travaglio della morte, quando il Signore, poi vedrete e sentirete, lo ha portato nel cielo e lo ha portato anche a visitare l'inferno. Non perdetevi quindi la puntata della settimana prossima. Voglio salutare gli ospiti con me in studio, voglio ringraziare il mio caro amico e predicatore Luca Adamo È stato un per piacere. essere stato con noi. Sicuramente la settimana prossima lo avremo di nuovo in studio e Leonardo Rizzo. Buonasera a tutti. Vi ringrazio per la vostra collaborazione e cari amici che ci seguite da casa, non vi scoraggiate, pensate a Dio, credete in Dio, fidatevi del nostro Signore Gesù perché non ve ne pentirete, l'unico che non vi deluderà perché Egli può ogni cosa, nulla è possibile a Dio e nulla è possibile a chi crede in Lui. Per adesso è tutti, ci vediamo la prossima settimana. Un bacio e buonanotte.